Chi e perché ha ucciso Aldo Moro? Su questo interrogativo è stata chiamata a confrontarsi la comunità di Montesano sulla Marcellana. Il quesito ha dato il tema alla tavola rotonda, alla quale hanno preso parte, tra gli altri, il deputato Simone Valiante, il presidente del Tribunale di Lago Negro, Zarrella, e Gero Grassi, vicepresidente del gruppo parlamentare del PD alla Camera. Un convegno che ha consentito di rispolverare uno dei capitoli che hanno segnato la storia italiana, un passo indietro nel tempo fino ad arrivare al 1978. In quell'anno il presidente nazionale della DC il 16 marzo fu sequestrato a Roma dalle Brigate Rosse e il 9 maggio il suo corpo senza vita fu ritrovato nel centro della capitale. I 55 giorni di prigionia furono caratterizzati da indagini spesso senza senso, lunghi dibattiti sull'opportunità di trattare per la liberazione di Moro e poi pubblicizzazioni di messaggi delle Brigate Rosse e lettere del presidente della DC. Ed è proprio sulle lettere che ha richiamato l'attenzione del pubblico il presidente del Tribunale di Lago Negro per testimoniare la sensibilità e l'umanità del politico assassinato. Io ricordo che da bambino andai a seguire un discorso di Moro. Sicuramente non è che capivo il contenuto, però sentivo un poco il senso di un ragionamento complesso, articolato, difficile, di uno studista lungimirante. Poi l'ho ritrovato nelle lettere, e allora il discorso si fa diverso. Le lettere, ecco, rappresentano un Moro umano, reso fragile da quell'esperienza, ma forse più vero. Affronterò questo argomento. È più vero perché è più vicino a tutti noi, tanto è vero che quelle lettere che venivano trasmesse ai vari rappresentanti del potere, Cossiga, Andreotti, penso che erano destinate anche a tutti noi. Io quando leggevo una lettera di Moro mi veniva quasi l'idea di rispondergli seguendo non la linea della fermezza, che poi, questo sì, sicuramente verrà detto, era una linea di chiusura a ogni possibilità di salvezza, perché fu una linea che prematuramente fu elaborata e decisa, senza neppure dare tempo, con la scusa delle trattative, di individuare il covo dove era prigioniero Moro. E le lettere sono, secondo me, evidenziano la sensibilità della persona e fanno capire a tutti noi che il potere è ben poca cosa rispetto alla felicità quotidiana di ogni giorno, la famiglia, gli affetti. A quello poi mirava Moro durante la sua prigione. Voleva essere liberato per essere restituito alla famiglia. Sul caso Moro, Grassi è arrivato a Montesano con una novità. Il 25 gennaio è stata approvata la relazione all'unanimità alla Camera. Abbiamo ricostruito tutto, diciamo, dalle partecipazioni di Via Fani ai luoghi nei quali è stato Moro, alle omissioni della magistratura, alle partecipazioni dei servizi segreti, alle influenze degli stati esteri, dal Mossad alla CIA, al KGB, a un pezzo del Vaticano, al motivo per il quale fu rapito e ucciso Aldo Moro, che era la democrazia compiuta in Italia e l'Europa dei popoli.